Ciao raga, benvenuti o bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, ho fatto un po' di shopping, finalmente ho preso delle cose veramente, veramente bellissime. Cioè, le altre volte ho detto sì, ok, sono cose divine, questo magari mi piace più di un altro, ma questa volta ci sono tutte cose divine. Allora, ho fatto un po' di acquisti da Zara, da H&M, su Zaful, cioè veramente ho preso delle chicchette. Fatemi sapere voi poi qual è il vostro pezzo preferito. Mi sa che io ho grande difficoltà questa volta a sceglierlo perché adoro tutto, ve lo assicuro. Come sempre vi mostrerò i vestiti indossati e se avete capito un po' il mio genere sicuramente saranno cose che vi piacciono e io ho diversi stili, cioè io passo da un po' dall'elegante, un po' dal casual, però credetemi, questa volta cioè, quelle cose che ho preso sono bellissime. Allora, spero che il video vi piaccia, in più che vi tenga compagnia, in più che vi dia delle idee outfit autunnali e perché no, se vi va seguitemi su Instagram. Detto questo, vi mando un bacione enorme, vi lascio al video e vi ricordo che anche indossato tutti i link, se mi ricordo, spero di sì, li trovate nell'info box. Allora, una tra le prime cose che vi faccio vedere è un cardigan bellissimo. Diciamo, fino a un po' di tempo fa mi piacevano i cardigan, poi è passato il periodo in cui volevo una maglia semplice perché il cardigan, boh, era troppo sportivo, ora li riadoro. Questo è stupendo, così come era in foto sul sito mi è arrivato, anche secondo me ancora più bello. Ve lo faccio vedere, è di Zaful ed è questo. E ragazze, credetemi, meraviglioso. Io l'ho abbinato con dei pantaloni di questo giallino, diciamo un completo con questa camicia, bellissimo. È così, vedete questi colori pastello, è super caldo perché diciamo è bucato, è sbucato, ma non che penetra l'aria, o perlomeno per queste temperature al momento secondo me è ottimo. È bellissimo, io l'avevo pensato con un jeans sia stretto che largo, ma devo dire è super bello. Io diciamo l'ho messo nel pantalone perché mi piace che vada più sblusato con una canotta sotto, è bellissimo, meraviglioso. Tra l'altro di Zaful ho anche un codice sconto che poi vabbè vi dirò tra un po' perché vi mostro altre cose di Zaful che sono veramente pazzesche. È un sito cinese, è vero, sapete io sono sempre un po' scettica su questi siti, ma i prodotti sono veramente belli, cioè risultano come da foto, quindi top. Io ve lo straconsiglio, questo è divino. Altro cardigan, se mi seguite su Instagram vedrete che io l'ho già indossato perché non lo so, io avevo delle alte aspettative, ma quando mi sono arrivati i prodotti veramente sono rimasta super sorpresa perché spesso su questi siti cinesi io resto abbastanza delusa, ma questi, credetemi, foto prodotto. Top. Poi magari la qualità non sarà lana merino, so, però veramente sono super validi. Ed è questo cardigan. Tra l'altro ci sono cose anche abbastanza particolari, voglio dire, quel cardigan ad esempio io non l'ho mai visto e lo cercavo da un po' di tempo. Allora, questo è beige, così, vedete, ha questa fantasia. Aspetta, una volta l'ho visto, c'era scritto un qualcosa. Non mi ricordo se c'era scritto smile, non ho idea. Comunque sono, questo a differenza dell'altro è uno di quei cardigan che va messo aperto e poi vabbè sicuramente vedrete la clip di come lo indosso, quindi aperto con calza morbido e un po' lunghetto. Io vi dico la verità, ho girato la manica qui non lo so perché secondo me è più stiloso, con questi bottoni fatti molto bene, cioè non sembra un qualcosa di scadente. Secondo me veramente
si può acquistare. Io vi straconsiglio Zaful come sito online su cui acquistare perché trovate cose belle e a poco prezzo. Allora, sempre di Zaful vi mostro due vestiti. Diciamo, io queste cose le ho prese un po' di tempo fa e quindi era ancora estate. Non so, ma qui io sono andata a dormire che facevano 30 gradi, il giorno dopo erano 13 gradi, quindi questo mi sa che lo rimando, ma secondo me è un abito che non passa mai di moda. Allora, vi faccio vedere il colore, è questo ruggine. Sapete, non sono molto brava con i colori, però se siete autunno questo colore è perfetto. Mi sembra ci fosse anche in un altro colore, argento forse o dorato comunque. Allora, è un vestito molto lungo, lunghissimo, così tutto stretto, vedete, fatto veramente bene anche questo. Cioè, le taglie sono corrette. Io ho preso di tutte la S. E vi faccio vedere la parte sopra, è così, ovviamente anche questo lo vedrai indossato, quindi è così, va, è abbastanza sexy, è anche l'altro, va a coprire il seno, io non metto reggiseno, ma nel caso comunque si potrebbero mettere o solo le coppette o magari diciamo anche un reggiseno diciamo senza spalline, senza bretelle. Così super bello, scusate le macchie che passano, e dietro è così, quindi diciamo qui si nasconderebbe il reggiseno, vedete così è divino, cioè io non vedo l'ora sia estate per poterlo mettere, veramente super super approvato. Altro vestito e chiudiamo con Zaful, poi vi do il codice sconto, è questo. No, vabbè, credetemi, io quando mi sono messa questo vestito, non lo so, mi vedevo troppo bella. Poi, vabbè, me lo sono detta da sola, però ogni tanto ci sta che ci diamo un po' di autostima. Ma io quando mi sono vista ho detto, oddio, ma sto veramente bene. Sarà il colore, sarà il modello, non lo so. Poi forse non ho nulla di questo colore. E boh, mi piaceva tantissimo. Ve lo faccio vedere bene. È un vestito un po' più, diciamo, da sera. Quello, l'altro lo metterei anche di giorno, quant'altro. Allora, è così, vedete? Questo era bello anche verde, c'era un verde foresta, però divino. Così, allora, questo è così, abbastanza corto, ma non eccessivamente. Io sono comunque alta e poi vedrete come mi sta. Dietro è così, tutto scollato con questi, questo filo che diciamo però è abbastanza elastico, che va allacciato qui dietro, quindi tutto intrecciato. E poi nella parte finale c'è questo per annodarlo. È super sexy, è super bello e infatti Alfredo è molto geloso quando ha visto, è stato, quando ha visto la foto si è ingelosito e diceva che non gli piaceva il vestito. Però vabbè, e se ne farò una ragione. Questo raga, pazzesco, fatemi sapere voi come mi sta. Allora, per Zaful ho un codice sconto del 18%, un po' strano come percentuale, però ve lo lascio qui in sovraimpressione, sotto nell'info box trovate tutti i link dei prodotti. Io avevo già comprato su Zaful, avevo comprato dei bikini, quindi dei costumi e devo dire sono veramente, veramente belli, perché non considerate l'idea del sito cinese perché non è come tutti gli altri, almeno secondo la mia esperienza. Poi va a finire che trovo una cosa orribile, però ho preso quattro cose e su quattro, quattro su quattro. Pazzesche. Ma veniamo a noi. Vi faccio vedere delle cose che ho preso da Zara e da H&M. Allora, come ho preso un cappotto da Zara? Allora, come diciamo accessorio da H&M ho preso questo cappello che quest'anno è andato tantissimo, ovvero il cappello alla pescatora. Ok, da lontano sembra tipo Fendi, no. Qui c'è scritto Smile, mi ero confusa. Comunque è beige,
con la scritta marrone e secondo me è super bello, me lo metto. Che dite? Io lo adoro, mi piace tantissimo, tra l'altro non costa neanche tanto perché costa 10 euro e non lo so, per cambiare, e diciamo noi ricce siamo un po' sfigate con i cappelli, perché quando mettiamo il cappello di lana, cioè i capelli diventano orribili. Questo è di tela, quindi non lo so, non dovrebbe, io comunque a prescindere dai cappelli di lana li metto, voglio dire, perché quando fa freddo, però questo più che un qualcosa per riparare mi sembra molto più un qualcosa di estetico per abbellire l'outfit. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io lo trovo divino, super carino, c'era anche col beige, però era un tessuto un po' più morbido, questo invece si mantiene più rigido e lo preferisco. Che dite? Adoro. Devo sistemare un po' i capelli perché ho appena tolto il cappello. Vi faccio vedere quest'altro capo meraviglioso. Allora, questo vi dico, lo potete mettere sia da solo, secondo me, sia con un bel pantalone stretto, tutto chiuso, oppure con un pantalone largo più, diciamo, aperto. È questo cardigan. Direte voi, ok, sembra un cardigan della nonna, e invece no, perché dovete avere occhio, dovete già abbinarlo. Io quando trovo le cose sui siti già le abbino, perché la maggior parte ho preso tutto online tranne il cappotto e il cappello. Allora, è così, vedete questo cardigan super lungo, tra l'altro super caldo, ovviamente i bottoni sono ovunque, qui non l'ho abbottonato, è beige con i bottoncini marrone, super super bello, super caldo, perché l'ho provato, ho tenuto 2 minuti e faceva un po' caldo rispetto ad oggi, e super bello. Io anche qui ho girato le maniche perché non lo so, mi piace di più, forse perché va troppo largo, troppo morbido, quindi girando le maniche secondo me sta meglio. Così molto scollato, quindi io vi dico come lo abbino. Quando metto un pantalone largo sotto, io lo lascio aperto con un bel top, magari anche questo. Quando lo metto con un pantalone stretto, lo chiudo, quindi così. E se invece lo dovessi mettere da sola, ci metto una bella camicia bianca lunga, e non lo so, magari ho una cinta oppure morbido, begli stivali. Allora, passiamo a Zara. Vi ho detto, ho preso un cappotto e ho preso una maglietta che vi faccio vedere, che ho già lavato. Comunque, ho preso questa maglietta molto semplice. Vedete, mi piacciono molto le cose con i toni neutri, perché trovo che si abbinino ovunque. Ad esempio, anche questo giallino, cioè non cose troppo accese, a parte che trovo che non mi stiano bene perché sono autunno a livello armocromatico, però comunque sono cose che secondo me le cose troppo accese, troppo forti stancano. E tra l'altro, se comprate vestiti con questi toni, sono molto più semplici da abbinare. Io ho preso questa maglietta da Zara, che è un crop, quindi va corto, però ormai con i pantaloni a vita alta, cioè io la pancia da fuori in inverno è più unico che raro, quando fa proprio freddo freddo freddo, però in questo periodo al momento va ancora bene. Quindi semplice, manica lunga, calza molto molto aderente, fa delle belle forme, e l'ho presa in taglia S. Anche questa pagata pochissimo, molto bella da abbinare con un jeans, con un pantalone beige, un cargo di quelli che si portano tantissimo quest'anno, l'ho visto da Bershka, divino, e poi lo prenderò comunque. Top. Allora, passiamo al cappotto, che secondo me è l'affare del secolo, perché
Non costa neanche tanto, cioè per essere un cappotto non costa tanto. Ok, che magari è un modello che non può piacere a tutte, perché è un modello, vi anticipo, un modello oversize, quindi calza un po' più morbido. Però vi dico la verità, ultimamente i miei outfit sono spesso molto morbidi, perché sto diventando quasi una trentenne, quindi la comodità con il gusto sono le cose principali che guardo appunto nei vestiti, piuttosto che il fatto che siano molto stretti, aderenti. Vado più sulle cose un po' più larghe, ma vi faccio vedere il cappotto che diciamo, io avete già intravisto il colore, è questo bellissimo verdino. Lì allora c'era mi sembra in quattro colori, compresa questa, beige, questo verdino, grigio e blu. Vi dico, io prendo tutto beige, quindi tutti i miei cappotti, i miei giubbini, i miei piumini sono beige, e anche questa volta mi ero orientata verso il beige. Poi alla fine un po' ho visto che era un beige che mi spegneva, e un po' Alfredo mi ha detto no, guarda, ti sta meglio questo, e alla fine ho preso questo divino, cioè non potevo fare scelta migliore. Mi piace tantissimo, ve lo mostro, ma è comunque un po' gigante. Io considerate sono abbastanza alta, quindi vi consiglio, se non siete proprio alte, non ve lo consiglio, perché poi va un po' brutto, dovreste fare una piega, non lo so. Però se siete bassine, optate per altro. Costava solo 60 euro, che per essere un cappotto è veramente poco. Un cappotto, tra l'altro, di ottima qualità. L'unica cosa, diciamo, che con i cappotti oversize è bello solo quando, secondo me, sempre il mio parere, sono belli solo quando vanno tenuti aperti. Quindi quando li chiudete, se li volete chiudere, preferite un cappotto più lineare, più avvitato. Quando sono così, diciamo, io non li preferisco chiusi, anche per questo. Voi mettete un bel maglione over, se mettete il cappotto aderente, il cappotto non vi va da sopra il maglione. Se invece avete un maglione over, l'unico cappotto che vi può andare bene è un cappotto oversize. Quindi mi mancava e l'ho preso. Sono molto fiera dell'acquisto che ho fatto, super contenta. Ve l'ho detto, credetemi, è veramente difficile stavolta darvi il mio preferito. Opto tra il cappotto, tra il cardigan con la diciamo a fantasia, il primo che vi ho fatto vedere. Comunque, raga, io li adoro, il vestito rosso, pazzesco. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se volete altri video di idee outfit, video haul, speriamo, ma servono un po' i soldini. Detto questo, vi mando un bacione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, così da restare aggiornate. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima. Ciao, ti aspetto su Instagram.